Veniamo da anni di grandissimi cambiamenti nel marketing e nella comunicazione e questo non risparmia il mondo delle strategie di fidelizzazione. Oggi con Anna Mancini, Head of Loyalty di Sky Italia, ci occuperemo di come sta cambiando questo settore parlando di Sky Extra, un programma di loyalty tra i più noti in Italia. Anna, partiamo da qua, come sta cambiando il rapporto di Sky con i suoi clienti? Il rapporto di Sky con i propri clienti è profondamente cambiato negli ultimi anni. Questo riflette chiaramente un contesto che nel tempo è stato oggetto di forti disruption e oggi porta anche il consumatore a vivere in uno stato di crisi quasi permanente. Ovviamente questo non può che riflettersi anche su come un brand si deve relazionare con il proprio cliente. Noi siamo nati come una pay TV che aveva una forte proposition molto distintiva che lo caratterizzava rispetto a dei competitor che al momento non erano presenti sul mercato, con una forte differenziazione a livello di piattaforma attraverso cui deliberavano dei contenuti con uno slate molto ampio e una pervasività molto forte. Chiaramente negli ultimi anni noi stessi abbiamo compreso i cambiamenti che sono avvenuti con i consumatori. Ci sono stati degli eventi molto forti che hanno impattato la nostra industria. Pensiamo innanzitutto all'attacco degli OTT, che sospinti anche dalla forte digitalizzazione e dalla democratizzazione di internet ha completamente cambiato le regole del gioco, portando a una iperframmentazione dei contenuti, che questo chiaramente si è riversato nel modo in cui noi abbiamo fatto business. Inoltre il tutto in un contesto regolatorio sempre più complesso e articolato e sempre più in difesa del consumatore. Sky ha voluto intraprendere una strategia che non fosse di dumping sull'offerta per andare a intraprendere una conversazione negoziale con i propri clienti, ma portandola più ad un livello di esperienzialità, e quindi il focus è sempre stato quello sul servizio e sulla customer experience, ed è proprio questa attenzione all'eccellenza e attenzione verso il cliente a sottendere un po' e sostenere anche la relazione che Sky ha con i propri clienti. Questo chiaramente in una dimensione in cui il cliente è sempre più demanding, ha sempre più potere e come individuo è sempre più attento a quello che il mercato propone e come consumatore molto più demanding e sempre meno fedele. Hai parlato di customer experience, come avete tradotto questa nuova strategia nel programma Sky Extra? Grazie per la domanda, perché credo che Sky sia stata una delle aziende pionieristiche da questo punto di vista e nelle industry una delle prime ad aver capito l'importanza di sviluppare un programma di loyalty per appunto sostenere e rinforzare la relazione con i propri clienti. E per far questo si è voluto proprio trascendere quella che era una conversazione puramente transazionale e portarla ad un livello proprio di relazione con i propri clienti. E Sky Extra, il nostro programma di loyalty, si pone proprio come collante tra il brand e il cliente, proprio per rinsaldare questa relazione. Si tratta di un programma che di concerto a quelle che sono state le evoluzioni del contesto ha visto un'evoluzione. Noi siamo partiti con un programma di reward che premiava i clienti per il tempo passato insieme. Questo programma è evoluto nel tempo fino a diventare un vero e proprio programma di loyalty, un ecosistema di vantaggi sempre più pensati a misura del cliente, proprio perché per noi il cliente è al centro di un ecosistema che, permeato da quelli che sono i contenuti che ci differenziano anche rispetto agli altri player, vogliono raccontare con uno storytelling molto più individuale e legato agli interessi e ai bisogni dei clienti tutti i benefici che sono pensati per loro. Per noi la differenziazione, la personalizzazione dei benefici è qualcosa di fondamentale, proprio perché riteniamo che pensare al cliente come individuo sia fondamentale per poter essere poi vincenti nella relazione con esso. Parola chiave, differenziazione. Quali sono gli elementi che rendono il vostro programma diverso da tutti gli altri? Allora, sicuramente ci connota un business fortemente centrato sui contenuti. I contenuti sono qualcosa di ingaggiante ed emozionante, ed è da qui che si innesta anche una relazione più emotiva con i nostri clienti, ed è intorno ai nostri contenuti che abbiamo costruito e posizionato il nostro programma. Un programma che ha l'ambizione di ingaggiare i nostri clienti a partire proprio dall'interesse che loro hanno verso il brand e rispetto anche ai contenuti che noi portiamo nelle loro case tutti i giorni. E all'interno di questo storytelling abbiamo poi inserito il ventaglio di nostri benefici che accompagnano poi il cliente nel suo ciclo di vita, con una struttura che appunto vuole premiarlo per il tempo passato insieme e che ogni giorno lo fa confermare nella sua scelta verso il nostro prodotto e servizio. Cosa lo rende speciale? Quindi questa attenzione verso l'interesse dei clienti e questa narrativa
che appunto ricalca lo storytelling dei nostri contenuti. Ed è quindi facendo leva su questi contenuti che abbiamo inserito all'interno del programma una serie di esperienze cosiddette money can buy, proprio incentrate su quelli che sono le esperienze che noi riusciamo a far vivere ai nostri clienti, unitamente a dei momenti di surprise and delight, quindi delle vere e proprie coccole, dei regali che noi abbiamo pensato per deliziare i nostri clienti più fedeli. Tra questi si inserisce anche l'ultima iniziativa lanciata in collaborazione con un nostro partner storico, un nostro partner strategico TLC, con cui abbiamo istituito un vero e proprio club. Un club attraverso il quale abbiamo portato nel quotidiano le esperienze che vogliamo dare anche attraverso i nostri contenuti, quindi omaggiando una serie di esperienze legate al food, al travel e al wellness che i nostri clienti possono beneficiare in molteplici strutture su tutto il territorio. Ed è proprio questo legame con i nostri contenuti che ci permette di rafforzare anche la storia e la narrativa con i nostri clienti. Allora ti faccio una domanda un po' più personale. Come Anna Mancini, a quale tipo di esperienza ti piacerebbe avere accesso? Credo che l'esperienza che sceglierei sarebbe quella legata al food. Credo che il cibo sia qualcosa di conviviale, qualcosa da condividere e spesso lascia dei ricordi positivi. Tipicamente noi viviamo delle esperienze anche fuori casa legate a dei momenti che vogliono essere poi memorabili, quindi li ricordiamo. Questa memorabilità è quello che noi vogliamo lasciare nell'esperienza con il cliente. Inoltre mi piace anche pensare all'esperienza a tavola un po' come l'esperienza e il viaggio che un cliente ha con la marca. Se vogliamo fare un parallelismo, quando tu vai in un ristorante la prima cosa che fa il padrone di casa è portarti un menù, quindi il menù è un po' come si vuole far conoscere, quindi come il brand vuole portare la sua awareness, rendersi noto al pubblico, quindi attraverso questo menù. Inizia poi con l'antipasto, quindi il primo conoscerci e la manifestazione di interesse che deve anche giustificare, no, il proseguire nel funnel da parte del cliente. C'è poi la protetta principale, che è di fatto la scelta d'acquisto, che deve essere giustificata e confermata in quello che è la portata principale del nostro servizio. Ci sono poi tutti i servizi accessori, che sono un po' come il contorno al nostro menù, e infine il dolce è quello che a me piace di più perché è il culmine dell'esperienza, è quello che si conclude appunto nella loyalty, quindi nell'instaurare questa relazione davvero di fiducia e di advocacy del cliente. Hai parlato dell'importanza di costruire e mantenere nel tempo il rapporto di fiducia. Ora, guardando anche un po' al futuro del settore, secondo te quali sono gli elementi chiave di una strategia di loyalty efficace? Una domanda molto interessante e altrettanto complessa. Non ho l'ambizione di avere una ricetta segreta o gli ingredienti segreti per rimanere in tema che aiutano a strutturare un programma di loyalty vincente nel futuro. Quello che però posso fare è provare magari ad aprire un po' la domanda e a darti alcuni principi che secondo me sono importanti da considerare in generale per un brand quando deve fare della loyalty, quindi gestire i propri clienti. L'elemento fondamentale nel futuro sarà quello di portare la relazione con il cliente ad un livello emozionale, perché tramite questo collegamento, questa connessione emotiva, si potrà realmente trasferire al cliente un'esperienza memorabile che lo sorprenda al momento e che perduri nel tempo. Quindi attraverso una rilevanza per il cliente, attraverso la scelta del canale ottimale, quindi qualcosa che va anche oltre l'omnicanalità, e minimizzando quelli che sono gli sforzi che il cliente deve compiere per incontrare la marca, credo che sia questo, all'interno di questo contesto, che si possa effettivamente instaurare un rapporto di fiducia solido, virtuoso, capace di rendere sostenibile il business e anche permettere uno sviluppo grazie proprio al cliente come vero ambasciatore della marca, che si fa in prima persona portavoce dei propri prodotti.